Buongiorno, buongiorno alla vostra homeless. Sono appena svegliato, mi sono svegliato diverse volte stanotte, sono 10 all'8 del mattino. Sono sotto la pensilina, dove non piove. Beh, a parte oggi c'è una bellissima giornata di sole, e quindi mi auguro che duri questo sole, perché la pioggia è... That's a problem. Je suis a problem. No, io non sono. Questo è il mio abbigliamento per ora, c'è questo. Mi tiene un po' più fresco, un po' più caldo, diciamo, è l'impermeabile. L'impermeabile che usa Bruce Willis in The Glass, vabbè, questo non lo volevo dire, la censura. Non è uguale. Volevo farvi. Scusate, volevo fare. Questo è un caffè ora, ma ne pigliamo un altro. Volevo farvi vedere che cosa mi ha portato ieri sera un signore da mangiare. Questa è la busta. Andiamo a vedere insieme che cosa mi ha portato da mangiare questo signore ieri sera. Io dormo qua alla stazione, anche se non vorrei dire, non può essere un segreto, perché c'è la polizia che si avvicina ogni tanto, quindi è meglio non dirmi certe cose. Però non credo che mi ascolti via web. E spero di che, io credo di aver già pubblicato un altro video, quello che ritorna dallo psicologo, spero che voi mi diciate quello che ne pensate, teniamoci vicino, ho voglia di incontrarvi, io volevo dirvi anche questo, farò altri video proprio che ho voglia di incontrarvi, sono stanco di stare sempre solo, ma ora parliamo di quello che mi ha portato questo signore. Allora, vediamoci un po', intanto mi ha portato, guardate qua, queste sono state tartine gelatinate. Io non vado matto per i dolci, anzi i dolci, io non sono un dolciariano, sono più carnivoro, però va bene, dai, le tartine congelate, le tartine gelatinate, scusate. Allora, sono belline da vedere, belline il sacchettino, vedete? Molto carino il sacchettino da vedere. Poi mi ha portato una buona mozzarella, io al signore gliel'avevo detto sempre, non mi portare dolci perché i dolci non sono per me, ai denti ci tengo e ora sono un po' giallino, ho preso il caffè, ma ci tengo parecchio ai denti. Mi ha portato una mozzarella specialità tradizionale, una bella mozzarella, bella pesa, 200 grammi sgocciolato e 200 grammi, questa è proprio qui. Poi mi ha portato, oh, questo è il mio amore, il prosciutto toscano DOP, questo l'avrà pagato 4 euro almeno, 5 euro, questa è una grande cosa, io il prosciutto crudo, io lo adoro, mi piace il crudo, il cotto, la mortadella, mi piace tutto, però lo adoro davvero, prosciutto toscano DOP, ha un bel colore, lo vedete? Ha un bel colore questo. Oh, abbiamo i salamini, questo cos'è? I salamini, guardate, anche questo io salame l'adoro, io sono toscano, quindi gli affettati in Toscana sono quasi la norma, se non è legge è quasi la norma, e l'adoro davvero, guarda, l'adoro davvero i salamini. Oh, guardate, avevo dato una controllata ma me ne ero dimenticato cosa mi era portato, il grana padano. Si mangia bene, eh? Con questo signore si mangia bene, non c'è che dire, si mangia davvero bene. Poi abbiamo un paio di scatolette, questo è il tonno, questo tonno che ha l'olio vegetale, lo danno anche a Milano, lo danno quelli che passano a fare la ronda, diciamo, per aiutare chi vive in strada. Questo è il tonno all'olio vegetale, della San Marco. Poi, vabbè, c'è un'altra scatoletta, ma basta. E poi, come ha fatto un altro regalo, ve lo farò vedere in un altro video, mi ha regalato Parole di Vita, che sarebbe un calendario dove
per ogni giorno c'è una frase di Gesù Cristo, comunque di Dio, vabbè, della Bibbia, diciamo, però magari farò un video proprio su questo. E poi nulla, c'è il pane, non ve lo faccio vedere, ce ne posate. E il pane è lo sfilatino. Vabbè, magari ve lo inquadro così. C'è il pane, vedete, il profumo di forno. E niente, questo è il Signore che mi ha lasciato questa roba, mi ha dato questa roba, e lo ringrazio per farvi vedere quello che potrei mangiare oggi, anzi che mangerò sicuramente. Cibo è squisito, c'è il grana padano, il prosciutto crudo, c'è il salame come davvero toscano fatto così, poi c'è lo scatoletto di pollo e poi c'è i dolcini, che però a me i dolcini sinceramente non sono ideali per me, ma va bene lo stesso. Ringrazio questo Signore, ringrazio anche voi per tutte le volte che seguite i miei video.